Allora, Vittorio, ti faccio vedere i passaggi i quali ho usato per fare quei vettori lì e faccio un video solo per te perché non so se dopo questo è un lavoro che deve rimanere per te, cosa fare. Boh, insomma, ho fatto così, mi è andato bene, ma poteva anche essere una importazione della fotografia dentro un modello esistente. Scusa se ogni tanto parlo alto, ma ho il mandrino della macchina acceso, ho paura che dopo non si senta. Quindi sto forzando un po' la voce e niente. Vengo sul file, faccio nuovo da immagine, come se fosse a fare un rilievo. Quindi ho aperto il tuo file che ha già gatta. Stai giù, che ha una sua risoluzione bella grossetta perché l'avevo già aperto una volta e mi si fa automaticamente una scala di grigi, il che ci aiuta. Cosa non ci aiuta è che è stata fatta in, abbiamo la prospettiva qui, no? Quindi capirai che dobbiamo distorcere i vettori, ma comunque io di solito quando faccio la riduzione di colori, vedi qui in Reduce Colors, creo un duplicato in modo da preservare il primo livello originale. E quindi taglio i colori, diminuisco, riduco i colori qui e li ho fatti in 7. Dico di sì, mi avverti che l'operazione non è. Non può tornare indietro, ma comunque si poteva. Vabbè, vedi, sti colori ci sono. Quindi arrivo vicino alla lettera e vedo che c'è un mucchio di sfaccettature. Beh, e comincio con il nero. Vai, nero è già scelto come colore base primario. Con il tasto sinistro scelgo il colore primario. Ad esempio, posso scegliere il grigio chiaro, adesso scelgo il nero. Se faccio due clic col tasto destro, aggiungo questo colore, unisco questo colore al nero. Infatti è diventato nero. Da qui per fare un altro ancora con quest'altro colore qui, mi si sporca troppo e non riuscirò a selezionare un vettore attorno alle lettere. Quindi mi sono fermato a questa unione qui, che mi dà un mucchio di vettori all'interno, no? Ma mi accontento perché so che dopo posso selezionare quelli esterni. E quindi col nero selezionato, aggiunto il grigio che è diventato nero pure lui quando si fa la unione di questi due, la unione di questi due colori. Due volte tasto destro si unisce in colori. Due volte tasto destro si separa. Potrei anche prendere tutti gli altri colori e mettere sul grigetto, selezionandolo prima col tasto destro. E adesso vengo qui, faccio sinistro, sinistro, due volte, sinistro, due volte, sinistro, due volte. Vedi? Cioè, è sempre rimasto il vettore interno lì, che adesso dobbiamo capire come fare per migliorarlo, e andiamo avanti. Lascio il nero selezionato come colore primario, vado nelle opzioni di creazione di un vettore attorno al colore e dico crea i vettori con questi valori qui che uso di solito. Dice che ma perché sono parecchi, si dice ok, e lui va avanti e chiudiamo. Questi sono i vettori che ho avuto. Cosa devo fare qui adesso? Un po' di lavoro c'è, quindi vado nel contorno, vado su tutti i contorni, li separo uno ad uno, facciamo solo una lettera perché dopo quelli già finiti te li ho mandati, no? Questo video lo pubblico solo per te, ok? In link privato. La, riposo, seleziono la prima parola, vai, la E. Quindi,
Facciamo coppia, lasciamo questo livello qui, apriamo un altro livello, nuovo livello, spegniamo questo qui e passiamo queste lettere qui. Ok? Questo ho fatto con tutti i contorni e copiato su un nuovo livello. Ok? Ovviamente i vettori che abbiamo qui sotto, e anche lì c'è un po' storto in angolazione, un po' sono ingranditi dalla perspettiva, io li ho aggiustati. Quindi vedi tu la cosa hai. Dopodiché, cosa ho fatto? Aggiustato i vettori, tutto messo a posto, ho chiamato delle righe per posizionarlo con questo strumento qui. So che ho un nastro di comando, posso gestire, questo l'ho fatto con la frase tutta. Se è troppo torni, c'è un'altra opzione con l'angolazione qui, girare, ruotare negli angoli, ma c'è un po' più lenta, qua ad occhio lo vedi. Okay? Una volta fatto questo con tutti, ma selezionati, distorti, perché quelli sotto no, prendiamoli un po', opla, prendiamoli un po', quello non ci interessa, prendiamoli questi qui, vai. Coppia, passiamolo lì solo per darti un esempio. Passa, vedi la L è troppo grande. Cosa ho fatto? Ho detto distorsioni. Prima cosa ho messo in riga i vettori con la stessa funzione che mi dà sempre un quadrato da alcuna. Vedi qui c'è il quadrato. Dopo la crocetta c'è questo quadratino che mi gira ancora un po' di più. Vado, quanto più lontano vado, più controllo ho sull'angolo da far fare le lettere. Ma diciamo che è arrivato, ho fatto un po' di prova, è arrivato nella linea, ma l'ho solo messo orizzontale, ma non è la stessa proporzione delle altre lettere, quindi ho fatto una distorsione del vettore selezionato e con questa distorsione qui ho un po' girato qua, abbassato, dopo sono entrato un po' qui a destra, ok, magari solo qui ancora un po' e alla fine sono arrivato a quelle lettere che ti ho inviato, ok. Ma dopo aver ridotto le dimensioni, posizionato, qua ad esempio la A è un po' più alta dei giorni, quindi si deve fare una distorsione anche qui su, alzando un po' qui, abbassando qua, là, insomma, ho fatto un po' di queste mosse qui, sono arrivato a quel risultato lì. Ma prima di inviarteli, li ho guardati bene attentamente, ho visto che il singolo vettore, se lo apriamo, se lo ingrandiamo, è tutto bello sfaccettato. Cosa ho fatto? Sono andato in spline e ho fatto un po' di spline. No? Capiamo cosa, aspetta, vado indietro e lo lascio con le edizioni dei nodi, no? E quindi faccio lo spline così si capisce cosa succede. Faccio spline e vedi, faccio ancora spline e mi si aggiusta un po' il casino che c'è in questi gradini, vedi, una spline, due spline. Non è che è cambiato molto dagli originali, no? Se vediamo gli originali. Ah, questi li ho cambiati di posto proprio, perché li ho messi in orizzontale, no? Comunque non sono così diversi dagli originali. Okay? Quindi dopo aver fatto questo in tutti i vettori, te li ho inviati. Ovvio che quando fai lo spline, delle volte capita che qualche nodo si accavalli. Quindi tu aggruppando vedrai un punticino, in questo caso non c'è. Un punticino bianco che è un problema. Tu fai disaggruppa, facciamo così, aggruppiamo questi qui, anzi, no, non aggruppiamo, li
Facciamo lo spline prima di questi qui, ok? Mettiamoli belli ingranditi così un po' capisci cosa succede con lo spline. Spline, vedi, fai attenzione alla S qui. Spline, li aggiusto, posso dare ancora un altro, ok? E adesso vediamo se mi dà problemi. Questi qui mi sa che non davano problemi, era la parte di sotto. Gruppa, sì, vedi, ci sono problemi. Come faccio a sapere che ci sono problemi? C'è la pallina. Vedi, vado giù. Oh. Sono due palline, una qua, l'altra qua. Vedi? Che mi indicano che qualche problema c'è. Se voglio dopo fresare a VBit o fare qualcosa con questi vettori. Quindi io li disaggruppo, sgruppo e avendoli aggruppati e dopo separati, quelli con problema rimangono rossi. Quindi vado a prendere solo quelli rossi, vedi, c'è un qualcosina qui, e vado nell'edizione dei nodi. Cosa c'è qui? Facciamo un zoom, vedi, c'è questo pezzo qui che si accavallava, basta tutto qua. Quindi adesso dobbiamo, perché sennò rimane sempre rosso, dobbiamo per forza selezionarlo, aggrupparlo e separarlo, quindi diventa nero. Andiamo sul lato rosso, mettiamolo sullo schermo, zoom, si capisce che qua è il problema, quindi andiamo all'edizione dei nodi e qua magari possiamo entrare qui con questo manipolo e qui ingrandiamo. Vedi, c'è questi due qui, si passano da un lato all'altro, fanno un laccio, quindi basta portarlo qui e portarlo lì. E il laccio non c'è più, ma comunque già che ci sono, aggiusto anche questi qui per dare un po' più di movimento a questo fine lettera. Stessa cosa, tolgo l'edizione dei nodi, aggruppo, gruppo e disaggruppo. È diventato nero, quindi i problemi qui sono risolti come in tutti gli altri che ho fatto. Dopo alla fine c'era una E che non mi piaceva, che se non mi sbaglio è questa qui, vedi? Qui è. Questa E qui non è stata passata allo spline, ma comunque anche passandola allo spline, questo pezzo non mi piaceva, l'ho sostituita con questa E, con un'altra se non mi sbaglio, non mi ricordo quale, e fine, basta, tutto qua. E a quel punto ti ho passato i vettori che ti ho inviato, che sono questi qui, ok? Che sono quelli che ti ho inviato. Tolgo le linee ausiliarie, ok? Che sono quelli che ti ho inviato senza problemi, perché quando sono aggruppati non appaiono, quando li separo tutti diventano neri, non rossi, e quindi posso andare con la VB. Se ti piace il risultato, dopo, cioè, come ti avevo detto, potevo cercare una lettera che si assomigliasse a questa scritta, e là un po' devo stare col. Aspetta un attimo che facciamo meglio, invece di aprire questa funzione, aspettiamo che si fermi l'apertura del testo che è un po' complicato. Vado col mio browser, ok? Nel Word, come si chiama? Wordmark. Il sito Wordmark che fa cosa? Mi legge tutte le lettere che ho nella cartella fonts di Windows. Io ce l'ho mille, ma comunque vabbè, andiamo avanti. Scrivo qui, che so io, cosa dobbiamo scrivere? Vediamo un po'. Riposerai, scriviamo, ok? Possiamo anche prendere questo qui e lasciarlo un po' così e questo lo alziamo finché appare qua. Ok, vediamo un po' il browser dov'è? Qua, vai, riposerai, scriviamo qui, riposerai con la maiuscola anche se vogliamo. Riposerai, dico. Carica i fonts, lui sta leggendo adesso questo sito, sta leggendo dal mio computer le lettere che ho e adesso posso sfogliarle in ordine alfabetico, no?
E lui mi dà tutto, li riposerai, 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 con i tipi di lettere che potrei scegliere. Vedi, riposerai, questa è carina, vedi, quasi uguale nello scritto, solo la R magari si doveva prendere da un altro carattere, ma quello, cioè, vedi, sono tanti da scegliere. Cioè, uno dopo può anche venire qui in questa pagina del wordmark.it e selezionare uno, dopo selezionare un altro e fare da queste selezioni una nuova pagina spingendo qui, filtra selezionati. Okay? Comunque, vediamo un po' le lettere che ho, se magari qualcuna ti piace, vedendo il video. Oh, riposerai. Quasi, oh, ecco qua, una buona, quasi buona. Questa anche simpatica, capisci? Ci sono tante lettere che possono assomigliarsi a quello che ha fatto il tipo Load More, perché adesso ha letto solo alcune. Dico no, carica altri. Sta caricando, riposerai, vediamo un po' i manoscritti, chiamiamoli così, i caratteri manoscritti, no? Riposerai, vedi, questo qui anche. Cioè, qua c'è una vasta scelta di caratteri, di alfabeti, di fonts che si possono usare invece di usare questa procedura che ho fatto io. Cioè, essendo un carattere scritto, si può fare così, avrai più qualità nella leggibilità, nel lavoro, i vettori più puliti e così via. Ma questa è solo una mia idea. Ti faccio passare i caratteri, se tu hai pazienza di guardare i video. Dopo mi dirà: ah, mi è piaciuto quello, non ce l'ho. Te lo passo. Insomma, vedi un po' tu. Ti sto facendo passare quello che ho, quelli che ho. E vedrai tu di scegliere o non. Vedi, questo riposerai molto simile, vedi? Riposerai molto simile. Molto, molto simile a questo qui. Anche perché le lettere sono separate, dopo si possono separare anche, dare questo spazio per rispecchiare ancora di più la somiglianza con quella scritta che tu dici che ti piace. Vedi, ci sono, riposerai a scegliere, no? Carattere ovunque. Adesso ancora carico altri, tanto starai vedendo questo. Momento di riposo, non so come farei a riposare sentendo la mia voce, ma insomma, vabbè, riposerai, riposerai. La, la. No, io prima guardo tutti, anche quando è per me, no? Tutti, proprio, perché non mi sfugga proprio quel giusto, più bello, più simpatico, più adeguato al proposito che mi pongo facendo qualcosa, vedi, riposerai scritto a mano, diverso ma simpatico. Qua c'è un riposerai anche questo qui, simpatico, anche se diverso. Andiamo su altri. Siamo nella S, sta finendo. Il mio elenco di alfabeti, di caratteri a disposizione. Scusa se grido, ma voglio esserne sicuro che mi senti, senza il rumore del mandrino e basta. Ok? Vedi un po' tu cosa vuoi fare e me lo dici. Va bene? Quindi questo te lo lascio in link privato. Vabbè? Facciamo una VBit, prendiamo un VBit da 90. Diciamo che il materiale, vabbè, può essere quello che vuole, cioè, e diciamo calcola. Andiamo a vedere la simulazione. Simula. Il rilievo non ci frega nulla. L'altezza della Z di sicurezza anche è troppa, ma insomma, tanto per finire il video con qualche altro. Se ti piace questo, sei ben servito, se no fammi sapere quale fonte hai scelto, te lo passo, ok? Ciao Vittorio.